All'interno dell'estate CEJ è uno degli importanti eventi, il CEJ Jazz Open Festival. È uno degli eventi più longevi di CEJ Estate. L'evento Jazz è uno degli eventi clou della nostra estate gegliese, soprattutto perché l'amministrazione vuole puntare in particolare sulla musica, sull'arte, e questo evento in particolare caratterizza la storicità degli eventi del nostro calendario estivo. Si tratta di 2 giorni, 1 e 2 agosto, qui ci saranno ben 4 spettacoli, in largo ognissanti alle ore 20:30, sia il 1° agosto che il 2 agosto, e poi per concludere in piazza Plebiscito alle 22:30 e alle 22:45, il 1° agosto e il 2 agosto. Un festival che ha caratteristica quest'anno di essere internazionale perché ha degli artisti che vengono dalla Svizzera, dalla Francia, dal Brasile e dall'Argentina. È un festival che ha anche la caratteristica di essere un festival al femminile perché ha un sottotitolo come Ladies in Jazz, soprattutto perché ci sono alcuni gruppi o dei componenti del gruppo che hanno la componente femminile. In alcuni gruppi sono addirittura il leader è una donna, c'è una pianista giapponese addirittura e anche una sassofonista brasiliana. In altri gruppi ci sono elementi femminili che non è facile trovare nei gruppi jazzistici del nostro panorama o pugliese o italiano. Quindi una caratteristica molto importante, questo festival, l'edizione 2019, vuole essere un punto di partenza e ripartenza per il festival che nel corso dei prossimi anni dovrà essere un punto di riferimento per l'estate gegliese e non solo, addirittura in tutto il panorama della Valle d'Itria pugliese. Anche, sì, pertanto si pensa anche di avere degli appuntamenti extra festival sia in inverno sia in primavera che richiamino l'evento clou che si tiene nell'estate. Quindi l'impegno della nostra amministrazione è quello di storicizzare questo festival importante che si tiene a Celje da tanti anni affinché anche la prossima amministrazione possa continuare questo lavoro che è stato svolto nel corso degli anni. Allora, la caratterizzazione sta nel fatto intanto che i gruppi che si succederanno sui palchi sono tutti, quasi tutti, capitanati da donne, mi pare di aver capito dall'assessore. Anche se questo ritengo che sia un dettaglio, mi sembra che la sostanza poi, cioè la materia di cui i gruppi si serviranno, sia di livello altissimo, sia in base ai contenuti musicali delle proposte, quanto in virtù dei contenuti spirituali e filosofici di ognuno dei progetti. Ovviamente ci sarebbe da aprire delle parentesi grandissime per ognuno di loro, per ognuno di questi gruppi. Però penso che non sia questo il caso e lascio la parola a Giuseppe È sempre Bassi. molto audace organizzare un festival di jazz in un comune del sud, oserei dire in un comune italiano, perché generalmente nel periodo estivo si organizzano da sempre nel nostro paese le beneamate feste patronali, oppure le feste culinarie, i presepi viventi, che fanno parte della nostra storia. Organizzare invece un festival di jazz significa portare vera e propria cultura e possibilità di fare un'esperienza di conoscenza alle persone che non hanno mai visto non solo probabilmente un concerto di jazz, ma forse anche un concerto di musica classica, o non hanno mai visto un'orchestra sinfonica, non hanno mai visto un'opera, non sono mai andati in teatro. Ecco, regalare da parte di un'amministrazione comunale, questa possibilità, questa esperienza alla cittadinanza è una cosa fondamentale, perché nella conoscenza si sviluppa poi quella che diventa esperienza e si possono cambiare i comportamenti delle persone. Faccio un esempio: i ragazzi che stanno a bighellonare, magari bevendo la birra per il periodo estivo, probabilmente possono essere impegnati nel volontariato. Quindi mettere a posto le sedie, attenzionare gli altri che non facciano rumore, ed è un modo per educarsi a vicenda. Per cui proporre cultura, in questo caso con un festival jazz, è fondamentale per ogni amministrazione comunale del nostro paese. Quindi sarebbe auspicabile che continui sia qui a Celje, ma che Celje sia un fanale, un faro anche per tutti i paesi vicini.